Non si sente? Siamo in diretta. Sì. Elvira, non ti senti? Non ti senti? Allora, buonasera a tutti. Allora, siamo a questo spazio dedicato al treno delle donne per la Costituzione. E oggi abbiamo degli ospiti. Intanto saluto Nella Toscano. Ciao Nella. E poi Ina Ambrogi Melle, che doveva già venire l'altra volta da noi, ma poi per problemi tecnici non siamo riusciti ad averla tra noi, ma oggi c'è. Ed è bellissima. Ciao, ciao. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Allora, oggi è una giornata molto, molto particolare. Io abito a Roma e quindi c'è stato, c'è, continua ad esserci il grande raduno della PDL. Poi c'è la contromanifestazione. E quindi Roma è completamente intasata. E quindi vogliamo proprio parlare di questo. Perché la contromanifestazione? Perché c'è una legge del 1957, la legge 361, che dichiara l'illeggibilità del Presidente al Senato di Silvio Berlusconi. E quindi questa legge e del fatto che comunque non servirebbe un'altra legge sul conflitto di interesse, vorrei parlarne con Nella. Vai Nella. Diciamo che è una giornata, come diceva il mio, un po' particolare per questa situazione. La destra sta facendo in questo momento. Noi, come dire, vogliamo richiamare l'attenzione sulla legge 362 del 1957, una legge che hanno voluto dimenticare, perché se così non fosse stato, sicuramente oggi in Italia potremmo raccontare un'altra storia, perché la legge 361 del 57 prevede che tutti quelli che sono concessionari pubblici non possono accedere alle cariche pubbliche. Invece noi abbiamo che è il massimo, diciamo così, detentore di concessioni che invece è nato per vent'anni nel paese, anche se in tempi moderni, con tutto quello che ha conseguito, con tutte le conseguenze che ha potuto avere questa nostra Italia, la nostra democrazia. Quindi oggi questa manifestazione, secondo me, è una manifestazione grave, no? Perché è una manifestazione, dire, che dimentica delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Voglio dire, l'Italia si è dimenticato che esiste una Costituzione, che nella Costituzione, nella nostra Costituzione, sono garantiti non solo i diritti, ma anche tutto quello che concerne la parte dello Stato, no? L'ordinamento, cioè le istituzioni, l'ordinamento delle istituzioni, no? E quindi cioè, diciamo che si è lasciato andare tutto, non la legge, si è continuato a lasciare andare la legge 61 e continua a tralasciare quello che riguarda, come dire, la Costituzione, tutto il nostro ordinamento. Allora io direi che bisogna mettere un punto a queste cose, bisogna comunque mettere al centro della nostra azione politica, militante, la difesa della Costituzione. Una Costituzione che viene continuamente violata, no? E spesso vengono violati i nostri diritti, perché quando parliamo, ad esempio, parliamo ad esempio dell'articolo 3, che dice che i cittadini hanno pari dignità sociale,
sono uguali alla legge, cosa che non è mai così, perché, come dire, abbiamo visto anche oggi, proprio oggi, che a Berlusconi è stato concesso un'altra volta il legittimo impedimento. E questo è un fatto grave, perché è cosa che non succede a nessun altro cittadino. Voglio dire, se per più volte a queste persone viene concesso il legittimo impedimento, allora dobbiamo pensare che qualcosa che non va. Poi c'è la Repubblica che riconosce, l'articolo 4 dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ora non sempre è così, spesso non è così, infatti di questo ve ne parlerà la nostra Lina Bottini, che è di Taranto, che sa quello che avviene a Taranto e quanti articoli della nostra Costituzione sono stati violati proprio da questa ILVA di Taranto, no? E come dire, lei sicuramente conosce molto più i fatti e le circostanze e ci parlerà lei e così poi andremo a te la parola. Quindi ecco, adesso la parola andrà a Lina Ambrosi Melle, che è un'ambientalista innanzitutto e in più fa parte del comitato Taranto Respira. E quindi Nella, adesso chiariscici le idee perché gli organi di stampa non ci dicono la verità, anzi, non ci dicono proprio niente. È giusto avere un tuo commento a tutto questo. Ciao. Ciao, ciao. Dunque, io sono di Taranto, una città bellissima. Spero di poter farvi vedere qualche immagine di questa città stupenda su due mari. Ma è una città che è afflitta da un grave problema di inquinamento che ha creato una emergenza proprio in campo sanitario. Noi da molto tempo sospettavamo una situazione diciamo disastrosa, perché purtroppo tutte le famiglie tarantine hanno avuto diciamo, la sfortuna di vedere alcuni proprietari insomma, ammalarsi di malattie tumorali con una frequenza molto, molto più alta rispetto ad altre città. Soprattutto per quanto riguarda i bambini, ci sono recenti studi sentieri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che fa diciamo, descrive una situazione veramente allarmante di morti e di malattie in età addirittura prenatale, cioè si verificano nei giovani di oggi molti episodi di sterilità, di aborti, bambini che addirittura nascono con una predisposizione a delle forme tumorali e quindi si ammalano proprio nei primi mesi di vita. Ecco, Nella, questo non dipende soltanto dall'ILVA, no? Sono No, no, indubbiamente. Diciamo che ultimamente la magistratura si sta occupando, diciamo, della questione ILVA, ma a Taranto ci sono diverse industrie. Certamente l'ILVA è la più grande acciaieria d'Europa, cioè occupa una superficie che è 2 volte e mezza la città, quindi più del doppio della città. Ed è proprio alle porte di Taranto. Perché alle porte di Taranto? Perché siccome via mare arrivano diciamo, le materie prime, allora volevano rendere diciamo, il percorso di questa materia prima molto breve per poter raggiungere l'interno dello stabilimento. Quindi noi ci ritroviamo con questo mostro, ormai lo chiamiamo mostro, alle porte della città. Che diciamo, è più grande della città stessa, 2 volte e mezza, però possiamo vantare anche una raffineria sempre alle porte della città,
un bello, possiamo vantare. Sì, varie, le più grandi discariche d'Italia, per esempio di Talcave, inceneritori, a Massafra abbiamo Appia Energy, siamo sempre nel territorio ionico. Quindi diciamo che la situazione generale è parecchio critica dal punto di vista ambientale. Allora, che cosa è successo negli svariati anni? C'è un'inchiesta a Taranto che si chiama Ambiente Svenduto, che contiene migliaia di intercettazioni, e da questa inchiesta emerge proprio un sistema diciamo di collusione tra la grande azienda, cioè l'ILVA, e le istituzioni. E quindi sono, diciamo, ci sono intercettazioni che riguardano il presidente della regione Vendola, che riguardano i contatti con il Ministero dell'Ambiente, che poi ha rilasciato le varie autorizzazioni, per esempio l'AIA del 2011, che dopo pochi mesi è stata smentita da delle perizie del Tribunale. Io stessa nel 2010 partecipai a un evento in cui chiedevamo al Comune di prendere atto che l'ARPA finalmente, dopo due anni, aveva accertato che c'erano degli sforamenti che provenivano dalle cokerie dell'ILVA di una sostanza molto pericolosa e cancerogena che si chiama benzotirene. E quindi all'epoca c'era una legge, un decreto legge 152, che imponeva un piano di risanamento dell'aria nel momento in cui venissero sforati determinati limiti. E quindi noi ci premurammo di chiedere al sindaco di fare un'ordinanza, che ovviamente, perché le cokerie chiaramente erano fuori legge, non lo dicevamo noi, ma lo diceva un organo istituzionale, l'ARPA, che è il braccio tecnico della regione. Sempre in base alla legge, la regione avrebbe dovuto anche fare un piano di risanamento dell'area e soprattutto il sindaco avrebbe dovuto fare un'ordinanza. E allora che cosa è successo? È successo che in pratica le istituzioni hanno preso tempo. Cioè il sindaco ha fatto un'ordinanza blanda che poi è stata impugnata immediatamente dall'ILVA, è stata impugnata, e poi purtroppo tra le varie intercettazioni c'è in questo periodo c'è anche un'intercettazione con cui addirittura il sindaco parla al telefono con Attina, che era referente, diciamo, dell'ILVA, e quasi chiede lumi su come agire, perché c'era, diciamo, questa situazione dell'opinione pubblica che ormai era lì che faceva la sua pressione. Noi andammo anche a fare una denuncia in procura e una denuncia anche ovviamente alla regione Puglia. Che cosa è successo all'epoca? Sto parlando del fine maggio del 2010, che la procura disse che avrebbe fatto un incidente probatorio, perché la situazione era molto difficile, quindi prima di prendere dei provvedimenti, fare un'ordinanza, avrebbe dovuto indagare e quindi fare un incidente probatorio. Analogamente Nicastro, assessore alla regione, all'epoca disse che bisognava fare un monitoraggio diagnostico, addirittura, come se l'ARPA, insomma, non avesse diciamo una valenza scientifica. Certo. E nel frattempo, mentre queste istituzioni prendono tempo, che succede? Nell'agosto 2010, quindi stiamo parlando nel giro di due mesi, immediatamente interviene il ministro Cristi Giacomo, l'ex ministro dell'Ambiente durante il governo Berlusconi, cambiano il decreto legge e in pratica salvano le cokerie. Nel senso che questo limite, che era ovviamente superato da ben due anni dall'ILVA, questo limite viene rinviato a due anni più tardi,
quindi fine 2013, non solo, diventa un limite non cogente, ma cioè diventa un obiettivo per l'azienda, ma un obiettivo da raggiungere, ma nel caso in cui adeguarsi dovesse costare molto, allora insomma si poteva anche sedere, quindi non era più un limite come prima, un limite insomma diciamo, una cosa superata, diciamo. E quindi all'epoca l'ILVA si salvò e continuò ovviamente a usare queste maledette coccherie. Dico maledette perché generano morte. Quindi, certo. Che cosa è successo poi? Quell'incidente probatorio iniziò in realtà nel dicembre 2010, è durato durante tutto un anno del 2011, e in questo periodo, il periodo delle indagini preliminari, il GIP Todisco ha chiesto anche delle perizie chimiche ed epidemiologiche a ovviamente esperti a livello nazionale. E così ci siamo trovati di fronte al paradosso che mentre a fine 2011 il presidente della regione insieme al nostro sindaco facevano una conferenza stampa in cui rassicuravano la popolazione di Taranto dicendo loro che in realtà la situazione dell'inquinamento era sotto controllo, ormai era una cosa legata al passato, perché Vendola nel frattempo aveva fatto una legge regionale antidiossina, che poi ne possiamo parlare, ma insomma era una legge fatta più per venire incontro diciamo all'ILVA che alla tutela della salute. E quindi mentre dicevo Vendola e il sindaco rassicuravano la popolazione, i periti nominati dal tribunale concludevano le loro perizie. E in gennaio 2012 viene pubblicata la perizia chimica, che invece descrive una situazione attuale ambientale disastrosa, cioè chiaramente vengono specificati che i fumi, i vapori emessi diciamo da questa azienda provocano malattie e morte nei lavoratori e nella popolazione. Addirittura scusa, anche nelle falde acquifere. Sì, quella anche c'è, cioè anche quella storia. Cioè, ma questa era già una cosa risaputa. Nel senso che diciamo, nell'ILVA ci sono delle discariche enormi, ovviamente. Queste discariche contengono tutti questi residui diciamo, industriali, anche diciamo, residui pericolosi, che sono andati ad inquinare le falde. Certo. Una volta che inquini l'acqua. Una volta inquinate le falde, ovviamente è terribile, cioè una situazione insostenibile. Sì, è insostenibile, ma sotto tanti punti di vista, perché come stavo dicendo prima, le perizie epidemiologiche hanno parlato di un pericolo gravissimo e attualissimo, hanno diciamo, parlato di disastro ambientale e di avvelenamento della catena alimentare, sono i reati ipotizzati, tant'è che immediatamente il GIP Todisco, oltre a mandare agli arresti domiciliari diciamo, i proprietari dell'ILVA e i maggiori dirigenti, oltre a questo ovviamente hanno imposto con un'ordinanza il fermo immediato di 6 impianti, non di tutta l'ILVA, di 6 impianti appartenenti diciamo, all'area a caldo, tra cui appunto le coccherie incriminate, perché secondo le parole appunto del GIP Todisco non doveva più succedere che neanche un'altra persona, un altro bambino dovesse ammalarsi per quelle emissioni velenose.
E questa ordinanza ovviamente è stata un'ordinanza tanto attesa, perché il Gipto Disco ha impiegato parecchio tempo per farla, proprio perché è una persona molto coscienziosa, molto attenta, molto precisa. Quindi noi in gennaio 2012 abbiamo avuto gli esiti della perizia chimica, nel febbraio 2012 gli esiti allarmanti della perizia epidemiologica, e il 26 luglio, quindi diversi mesi dopo, c'è questa ordinanza del Gipto Disco che porta a un sequestro senza facoltà d'uso di 6 impianti dell'area Caldo. A questo punto, e adesso qual è lo stato delle cose? Ecco, lo stato delle cose è giusto. In pratica non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla perché? Perché c'è stato un braccio di ferro tra la procura, tra la magistratura di Taranto e il ministro dell'ambiente Clini, che aveva un unico obiettivo. Noi dicevamo che era il ministro dell'industria, non certo il ministro dell'ambiente, in quanto si era posto come obiettivo proprio quello di far continuare la produzione negli impianti incriminati, cioè quelli sequestrati senza facoltà d'uso. Allora, innanzitutto bisogna dire che l'ILVA tranquillamente ha continuato a produrre, non si è fermato neanche un giorno. Quindi, nonostante il sequestro della magistratura, Riva ha continuato a usare quegli impianti che erano sequestrati senza facoltà d'uso. Addirittura si sono anche verificati degli incidenti in questi impianti che erano sequestrati senza facoltà d'uso, e ci sono state purtroppo anche delle morti. Sono un paio di operai che sono morti, deceduti per incidenti vari. Allora, che cosa è successo? Clini, qui in pieno agosto, sono arrivati i ministri Clini, il ministro Passera, ma non è arrivato il ministro della salute, Balduzzi, intendiamoci. Proprio la salute dei tarantini e degli operai non interessa assolutamente a nessuno. Quindi il loro impegno è stato finalizzato soltanto a dissequestrare questi impianti. Quindi hanno prima cercato di fare una pressione, hanno fatto delle promesse, cioè adegueremo, faremo. Clini ha fatto a tempo di record una nuova AIA, perché è chiaro che l'autorizzazione integrata ambientale che era stata rilasciata nel 2011 dalle perizie è uscita come distrutta, perché è stata descritta come un maquillage, cioè una colossale presa in giro per i tarantini, no? Quindi in fretta e furia che cosa ha fatto Clini? Ha riaperto questa AIA e quindi ha fatto alcune modifiche più formali che sostanziali, e poi continuava a specificare che l'ILVA avrebbe messo a posto questi impianti continuando a produrre, perché per loro il loro obiettivo era non fermare la produzione di questi impianti dell'area a caldo. Una cosa assurda, cioè non si può riparare un impianto se è in produzione. Eppure Clini affermava questa cosa, che se quegli impianti avessero smesso di produrre avrebbero inquinato di più. È riuscito a dire pure delle assurdità di questo tipo. E allora ci sono stati numerosi incontri. Insomma, il Gipto Disco non ha ceduto. La procura, poi c'è stato il ricorso in appello col tribunale del riesame, e non hanno ceduto. E a quel punto Clini, non sapendo più come fare per dissequestrare questi impianti, ha avuto questa bella intuizione: facciamo una legge, questa legge, cioè l'AIA, che è un atto amministrativo, è diventato una legge. E quindi i giudici, siccome devono applicare le leggi, si sono trovati a dover applicare la legge, quindi a restituire alla proprietà gli impianti sequestrati immediatamente, perché hanno fatto tutto a tempo di record. Intendiamoci, l'aria a caldo non si è mai fermata, cioè gli impianti hanno continuato a produrre sempre, giorno e notte, anzi hanno intensificato durante il sequestro la loro attività.
di fronte a questa sfrontatezza, che cosa ha fatto il Gipto Disco? Ha fatto un'altra mossa, cioè ha sequestrato l'acciaio che era stato prodotto durante il sequestro, perché a questo l'ha fatto prima che Clini emanasse la legge, no? E quindi Clini che cosa ha fatto? In questa legge, quando il decreto legge è diventato legge, ha fatto questa modifica in cui proprio hanno calpestato alla grande la Costituzione, no? Quindi la magistratura è intervenuta con un sequestro senza facoltà d'uso, loro hanno restituito alla proprietà gli impianti sequestrati, quindi hanno calpestato, diciamo. Tina, un attimo, sentiamo cosa vuole dire Nella. No, io volevo dire, da tutto questo racconto, voglio dire, noi abbiamo capito perfettamente che qui ci sono, delle relazioni sicuramente, delle missioni, anche, non so, dei reati, no? Mi pare certo. Che nel racconto. Reati di disastro ambientale, avvelenamento a catena alimentare. Però quello che voglio dire io è questo, cioè in questa situazione c'è un problema, no? Ci sono due problemi, sono entrambi grossi e che secondo me entrambi hanno necessità di essere attenzionati, no? Perché riguardano le persone, i diritti delle persone, no? Da un lato ci sono i lavoratori, no? Di rimanere senza lavoro e che comunque anche a rischio della salute. E vogliono mantenere il posto di lavoro. Tra l'altro ci sono i cittadini che hanno lo stesso diritto dei lavoratori e che chiamano invece il diritto alla salute. No? Che tutte e due cose garantite dalla nostra Costituzione. E quindi allora a questo punto voglio dire è un problema sicuramente molto complesso che ha bisogno di essere affrontato e di essere risolto. E no, non è sicuramente una cosa facile, però che la necessità assoluta che ci sia una classe dirigente all'altezza di questa situazione. Cosa che mi pare, no? Cioè, la cosa più drammatica di tutta questa faccenda è proprio quella che noi non abbiamo questa classe dirigente capace di risolvere questi lavori, no? Magari ci sono tanti cittadini che hanno delle che potrebbero fare delle proposte, no? Ma che comunque non hanno voce e non vengono ascoltati. Allora, in Italia secondo me è un problema grossissimo, cioè il problema del paese. Cioè noi adesso avremo fra giorni un altro governo, almeno non vediamo come andrà a finire. Però è fatta una campagna elettorale, no? E adesso si parla delle cose che vogliono fare, no? Quando si parla, quando dicono che poi al primo posto mettono la necessità di riformare la Costituzione, allora a me vengono i brividi. Perché mi vengono i brividi? Perché si capisce che mettendo avanti, cioè portando avanti il discorso della riforma della Costituzione, si mettono indietro i problemi che riguardano noi, che riguardano la nostra salute, che riguardano il lavoro, che riguardano l'ambiente. E allora come si fa? Cioè com'è? Com'è possibile uscire da una situazione di questo tipo, no? Cioè, questa è la domanda che mi pongo. Non so se qualcuno ha delle risposte, sì, no. Però è una domanda. Secondo me si potrebbe ovviare a tutto questo facendo una cosa semplice. Tutti i lavoratori che appunto lavorano nelle zone a caldo, queste zone che sono state messe sotto sequestro, potrebbero essere riimpiegate per appunto fare il lavoro di lavaggio, il lavoro di ricomposizione. Ecco la ricomposizione. Capito? Di fare dei lavori green, dei job, dei green job, in questo senso, riconvertire il lavoro di questi operai. Non licenziandoli, ma cercando di ripulire quello che è stato sporcato. Esatto. Beh, è proprio quello che diciamo noi. Cioè, io innanzitutto vorrei chiarire che è un falso problema il discorso del lavoro che viene contrapposto alla salute, perché non è vero. Taranto ha grandi risorse che vengono soffocate per lasciarla sotto ricatto occupazionale.
Mi spiego, faccio un esempio. Taranto ha una posizione strategica. Vi vorrei mandare delle, posso mandare delle immagini, vediamo, proviamo così per farvi capire dove, come si trova Taranto. Si trova sul mare. Vediamo un po' se riesco. Due mari. E questa è una ricchezza enorme. Vediamo un po', ecco. Vediamo se riesco. Meraviglioso. Sono riuscita? Sì. Ecco, sì. Taranto è sul mare, ha una posizione strategica, vediamo se riesco con... No, no, non ho le altre foto, sì. Ha una posizione geografica strategica. Ecco, questo è il nostro ponte girevole, quindi abbiamo il nostro castello, a parte che ha... dal punto di vista paesaggistico è una città molto, molto bella, molto interessante, ma ha anche una grande storia, una cultura, è la capitale della Magna Grecia, per esempio nella nostra città vecchia è un museo a cielo aperto, perché sotto i palazzi antichi si trovano dei reperti archeologici di grande importanza. Noi abbiamo diciamo anche il museo nazionale archeologico di grande testimonianza appunto del passato. Allora facciamo un esempio. Il porto di Taranto si dice che è un porto strategico perché potrebbe essere la porta per l'Oriente. Ecco, questa è la nostra acqua cristallina. Qua in fondo vedete che ci sono diciamo delle gru, perché ci sono delle navi che portano il minerale all'Ilva. Ecco, allora a Taranto c'è grande interesse da parte per esempio dei cinesi per fare di Taranto un porto commerciale. Ecco, questa è un'altra bella immagine di Taranto, questa è la città vecchia in pratica, e qui in fondo c'è l'Ilva. Allora, la ricchezza di un porto deriva soprattutto dal Distripark e da Agromet, che sono delle strutture che servono per la manipolazione delle merci. Mi spiego, arrivano a Taranto nel porto delle navi porta container. Allora, a Taranto cosa si potrebbe fare? Questi container potrebbero essere aperti, le merci potrebbero essere lavorate. Per Agromed, per esempio, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli, potrebbero essere confezionati. Il porto è anche una zona franca, quindi sarebbe anche diciamo conveniente dal punto di vista della dogana. A Rotterdam ci sono oltre 200.000 persone che lavorano nel porto. Ecco, Taranto potrebbe diventare una seconda Rotterdam, perché per come è posizionata potrebbero arrivare a Taranto tutte le merci provenienti dall'Asia per raggiungere poi il sud Europa. E la stessa Rotterdam ha mostrato interesse per il nostro porto. Ebbene, che cosa succede a Taranto? Il Distripark ed Agromet sono dei progetti che sono fermi dal 2002, cioè nel 2002 furono finanziati, addirittura anche la scorsa estate sono state diciamo, alcuni finanziamenti nella legge per Taranto sono stati finalizzati al Distripark, ma la Regione Puglia cosa ha fatto? Ha chiesto di spostare questo finanziamento dal Distripark al molo polisettoriale, cioè quindi è una cosa che non avrebbe lo stesso significato di sviluppo per Taranto. E noi ci siamo chiesti perché ci impediscono di avere sviluppo alternativo alla grande industria. E le motivazioni sono due. Perché non voglio. Cioè, arriva. Perché non come? Voglio. Non c'è la volontà politica. Proprio, ce lo impediscono. Lo impediscono. Cioè, vogliono. Ecco, questa è una vista un po' della città vecchia. Allora, è un esempio, quindi stavo dicendo, il porto, no? Ci sono già i cinesi che sono venuti, c'è Hutchinson, diciamo, anche Rotterdam ha puntato gli occhi su Taranto.
Eppure all'Ulissi Park si arrivano i finanziamenti di Deviano. Arrivarono nel 2002, stiamo parlando di più di 10 anni, e l'Ulissi Park non decolla. Però sono previsti i lavori di dragaggi nel porto, perché a Taranto vogliono che arrivi la merce delle navi porta container. Perché? Perché la posizione geografica non ce la può togliere nessuno, noi siamo a Taranto e quindi le merci devono necessariamente attraverso il canale di Suez arrivare a Taranto. Però guarda caso a Bari hanno realizzato un interporto. Sì, sì, è una zona, è proprio la posizione geografica è ideale. Però lo sviluppo che deriverebbe da un porto che si trova in una posizione così strategica viene deviato verso Bari. Cioè, vi spiego, a Bari hanno realizzato l'interporto che adesso addirittura vorrebbero raddoppiare in 6 mesi. Cioè a Taranto in 10 anni non riescono ancora a far decollare il Distripark. A Bari in 6 mesi hanno costruito tutti i capannoni, tutte le strutture che servono, e quindi stanno creando una bretella ferroviaria che collega ovviamente Taranto con Bari. Allora noi pensiamo, noi tarantini pensiamo che lo sviluppo che deriverebbe dalla manipolazione di queste merci che arriverebbero a Taranto con le navi porta container, anche le più moderne, andranno poi a finire a Bari, lasciando a Taranto soltanto la funzione, si dice, di transshipment, cioè di carico-scarico di questi container. Questo è un esempio di come a Taranto non si vuole che decolli uno sviluppo diverso. No, proprio non c'è la volontà politica, evidentemente, è chiaro. Anche perché come vediamo, anche come non vediamo nei media, non se ne parla proprio di queste, se ne parla pochissimo ormai. No, assolutamente. Se ne parla quando lui, per esempio, qualcuno, poi va nell'oblio, tutto il discorso va nell'oblio, insomma. E quindi evidentemente c'è una volontà politica di nascondere questo problema, di metterlo un po' sotto la sabbia, no? E quindi la problematica è veramente importante ed è nostro preciso compito divulgare questi problemi, perché la gente non lo sa. La gente non sa fino in fondo quale sia la situazione grave di questa città stupenda, meravigliosa, che potrebbe essere veramente rifiorire con pochissime cose. Ecco, poi c'è anche un altro discorso, il discorso delle bonifiche, perché non dimentichiamo che in altre città d'Europa le acciaierie hanno fatto degli investimenti e hanno cambiato tecnologia, cioè a Taranto abbiamo una tecnologia obsoleta degli anni 60, però proprio per questo, essendo una tecnologia vecchia, permette di produrre, quindi di fare profitti maggiori, perché io ho parlato anche con ex direttori dell'ILVA che mi hanno spiegato che già dal 2000 loro discutevano di come ovviare a questo inquinamento che si stava creando nella città, e in realtà la soluzione l'avevano anche trovata, no? Cioè, bastava per esempio acquistare le bramme in modo da far funzionare a Taranto l'aria a freddo, come succede a Genova, no? A Genova c'era un'aria a caldo esattamente come a Taranto, alle porte della città. E che cosa è successo? Anche a Genova un gruppo di mamme hanno cominciato a occuparsi e a lottare per i propri figli, e c'è stata un'inchiesta della magistratura e quindi sono giunti alla chiusura dell'aria a caldo nel 2002-2003.
A Genova non mi sembra che ci sia stato un disastro occupazionale, anzi, l'aria a freddo, che ricordiamo, l'aria a freddo dell'Ilva non inquina, quindi l'aria a freddo addirittura a Genova è stata raddoppiata con alcuni incentivi del governo Prodi, anche dei finanziamenti del governo Prodi, e la lavorazione a caldo è stata trasferita completamente a Taranto. Quindi Taranto si è dovuto sobbattare anche la parte di inquinamento che aveva Genova, raddoppiando, diciamo, quella che è sulla città. Quindi che se ne dica, dopo la chiusura dell'area a caldo, la situazione a Taranto è peggiorata moltissimo, perché Taranto produce l'area a caldo, abbiamo scoperto, per tutti gli stabilimenti di Riva, non soltanto quelli italiani, ma addirittura abbiamo scoperto che Taranto produce anche per un'acciaieria che si, sempre del gruppo Riva, che si trova in Tunisia, per un'altra che si trova a Salonicco, un'altra che si trova diciamo in Francia, e quindi noi produciamo le blamme per tutti gli stabilimenti di Riva. Insomma, Taranto è una città sacrificata. Sacrificata. Diciamo che qui parliamo di genocidio. E la cosa è molto preoccupante è la disinformazione che viene creata ad arte su tutto il territorio nazionale, facendo credere che la situazione ambientale non sia così compromessa. Lo fanno, cioè, noi per esempio il 15 dicembre abbiamo avuto una grande manifestazione a sostegno della magistratura, perché è chiaro, no, che questa legge Salva Ilva, che ha calpestato la Costituzione, ha avuto un unico, diciamo, obiettivo, non certo quello di migliorare l'ambiente e la salute dei tarantini, assolutamente, ma quello di svincolare gli impianti che erano stati sequestrati dalla magistratura, quindi ha bloccato la magistratura, ha bloccato il sequestro che era stato fatto dalla magistratura e ha restituito tranquillamente gli impianti, non solo, addirittura ha restituito per legge anche il prodotto che era stato era stato realizzato durante il sequestro, quando ancora non c'era la legge Salva Ilva. Quindi l'unico obiettivo di questa legge non è stato tutelare noi, i tarantini, ma è tutelare gli interessi dell'azienda. Perché gli interessi dell'azienda? Perché Riva ha avuto tutto il tempo per portare all'estero i suoi soldi, no? E infatti c'è il figlio, no, quello che ancora si trova all'estero, a Londra, che ha avuto molti mesi in cui ci sono fatte operazioni finanziarie. Insomma, per farla breve, anche la Guardia di Finanza ha detto che del grande patrimonio di Riva ormai si trova all'estero e loro non sanno dove trovarlo. Quindi Riva in Italia ha soltanto debiti, grandi debiti con le banche, per circa 3 miliardi di euro. Sentina, noi purtroppo abbiamo quasi terminato il nostro spazio e chiaramente noi torneremo su questo argomento, perché è un argomento che a noi sta a cuore, deve stare a cuore ad ogni cittadino degno di questo nome. E quindi io lascerei l'ultima parola a Nella, se vuole trarre delle conclusioni, perché purtroppo il tempo si stringe. Ok, allora io ringrazio innanzitutto Lina, perché ci ha illustrato in maniera molto chiara e ampia quello che succede a Taranto. Molte delle cose che lei ha detto erano sconosciute anche a me. Chiaramente nessuno ne parla, nessuno ne vuole parlare, perché la politica non pone l'attenzione su queste cose, perché conoscere significa anche dare delle risposte, no? Se io non so, allora non so, ecco, quindi non ho l'obbligo di rispondere a cose che non so. E io penso che questo impegno del prendere le donne per la difesa della Costituzione, e proprio non solo la difesa della Costituzione, cioè, come dire, tanto per farla, no?
ma è anche, come dire, riportare, cioè richiamare l'attenzione, no? Sui vari problemi del paese, che comunque sono legati a quelli che sono i principi, no? E di valore della costituzione, del lavoro, dell'ambiente. Alla libertà d'impresa, però nel contempo, come dire, alla tutela del territorio, no? La valorizzazione del territorio, perché questa è una delle cose più importanti. Abbiamo visto che Taranto è una bellissima città che potrebbe offrire tantissimo sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista strategico. Quindi chiaramente questi problemi li vogliamo portare avanti. Noi siamo lavorando, forse sarà anche questo uno dei motivi, cioè una delle caratteristiche delle donne, no? Andare a fondo nelle cose, conoscere le cose, no? E per risolvere i problemi, perché poi mettere l'accento su certe cose significa accendere una, come dire, un faro per illuminare tutte le cose che non stanno in questo paese e cercare delle soluzioni. Nel nostro piccolo cercheremo e continueremo a fare queste battaglie. Anche perché Nella, come diciamo sempre, se si attuasse la Costituzione, i problemi, cioè nella Costituzione ci sono risolti tutti i problemi, soltanto si attuasse. Attuare questa Costituzione significherebbe veramente, come dire, risolvere i problemi. Risolvere tutti i problemi, non è stato mai fatto, non sarà una cosa breve, sarà supposto, se non la strapperanno, chissà, nel tempo noi daremo una mano. Allora, concludiamo qui questa trasmissione. Ringrazio tanto Lina per la sua puntuale informazione, che veramente ci è stata utilissima, e ci riserviamo di invitarla anche altre volte, tutte le volte in cui succede qualcosa o non succede, e comunque è duro parlarne, tu qui sei la padrona. E quindi ti ringraziamo tanto, è stato molto interessante averti con noi. Ciao Nella, ciao a tutti, alla prossima volta, alla prossima settimana.